Salve a tutti signori, quest'oggi sono qui ad importarvi cosa. Dicevo, oggi sono qui per spiegarvi l'utilità dei cardboard e del VR in generale sugli smartphone. Qualche tempo fa, molti di voi probabilmente avranno approfittato dell'offerta di Mini che regalava questi cardboard, letteralmente di cartone, che potete smontare a piacimento, hanno il tastino fisico che si muove, che tra l'altro è un water. E insomma vi permette di vedere delle immagini VR in maniera molto molto scomoda. Molti di voi l'avranno usato, se va bene, per 2 volte per poi cestinarlo, perché in effetti quello che offre il Play Store e comunque i contenuti su smartphone per VR in genere sono proprio pattume. Cioè, ho fatto anche molto tempo fa quel video di app di merda, però VR, e appunto c'erano di quelle vatterate fotoniche, e attualmente è comunque così, cioè si trova gran poco. L'unica cosa utile che vi permetterà di non lasciargli proprio la polvere, diciamo di lasciargli quello strato sottile ma non troppo spesso sul vostro visore, è Cardboard Camera o Camera Cardboard. È un'app di Google, ok, che vi permette di fare delle immagini VR con la fotocamera del vostro smartphone. E voi direte cosa c'è di divertente? In effetti, a pensare a un'unica immagine VR, cioè che voi fotografate un oggetto in 3D, in effetti non è neanche tanto divertente. Forse state pensando che al vostro smartphone serva addirittura una doppia camera per fare una cosa simile, quando non è assolutamente vero. Infatti, per chiunque ne sappia un minimo di smartphone, le doppie camere non servono più per fare contenuti in 3 dimensioni, assolutamente. Quello che vi permette in realtà di fare, anche con una fotocamera singola, anzi praticamente solo con la fotocamera singola, è di fare un'immagine a 360 gradi, quindi a voi sembrerà di fare una panoramica andando un po' più lenti, ok? E ne tira fuori, compresa di audio se volete, per rendere la scena ancora più immersiva, questo appunto ambiente a 360 gradi, che ovviamente corrisponderà all'angolo, insomma, di visuale della vostra fotocamera, che voi potrete visitare direttamente col vostro cardboard. E vi assicuro che non c'è miglior modo di catturare, diciamo, l'essenza di un posto che vi piace, dove siete andati, se non con quest'app qui. Penso che sia molto meglio di mettersi a fare una foto singola, poi ovvio non potete farne 800 di queste perché è anche una rottura di palle, però una sola in un punto preciso, secondo me, vi permette di portarvi via tanto del posto dove siete stati, e potete anche ovviamente condividerla e farla vedere a chiunque abbia un cardboard. Ovviamente se nel 2018 non hai un cardboard, prendi la pistola, no? Fai così, la punti all'alto, e quindi non c'è molto altro da dire. Prendete il vostro smartphone, sperando che abbia una fotocamera decente, forse in questo caso avere un po' più di megapixel aiuta, perché poi le cose ve le vedete proprio qua, e vi mettete a fare queste fantastiche foto cardboard che poi potete pure condividere nel web come cavolo vi pare. Se vi state chiedendo come faccia a farle 3D, molto probabilmente fa una foto e poi ne fa subito un'altra un pelo distaccata. Non so bene come si fa il 3D. Comunque, quando lo guardate senza cardboard, lo vedete benissimo, sono le classiche 2 immagini così. Non so se avete mai visto i porno in VR, insomma, dai, avete capito, che appunto vi permettono di muovervi. Sopra e sotto non ci sono bande nere, ma c'è uno sfocato di quello che c'è dentro la foto, praticamente questo rende il tutto un po' più immersivo. Io perlomeno dopo qualche minuto mi trovo super immerso dentro, soprattutto se usate l'audio, e se volete proprio l'unplane usate l'audio con le cuffie, che è tanto meglio. Ovviamente è meglio se fate una foto in un luogo dove in quel momento non c'è nessuno, perché è meglio così e perché anche non c'è movimento dentro la foto. E se la fate più dritta possibile, perché ovviamente a un certo punto, se vi staccate un attimo, si vede il distaccamento, e soprattutto quando lo guardate in 3D, si nota abbastanza bene dove c'è il taglio. Comunque, Google ha implementato un buon algoritmo per quanto riguarda questi tagli, e quello che può fare lo fa. Ovviamente dentro c'è una galleria che potete esplorare con il cardboard, con un tasto unico, quindi è tutto implementato apposta. E poi ovviamente se voi magari col codice QR vi scannerizzate il vostro modello, tanto meglio, così avete l'esperienza migliore che potete avere. Certo, i modelli, quelli stracinesi, non ce l'hanno il cazzo di QR code, quindi vi attaccate. Un altro consiglio che posso darvi in merito ai cardboard, che è questo qui della Mini di qualche anno fa, è pattume. Ecco, come vedete io ho messo tutto questo
questa specie di gomma piuma lì attorno al naso, perché sennò dà fastidissimo dopo 30 secondi, ma non risolve praticamente niente, anche perché entra un fracasso di luce da qui e qui. Per questo vi consiglio un carbone un po' più decente, tipo quello che vedete appeso lì, che costa ancora 80 euro, quindi no. Oppure un modello un po' più economico, tipo sui 20 euro, però non quello che vedete là della Xiaomi, perché ha un tasto veramente orribile. Mi ricordo che all'inizio quelli di Google originali avevano il magnete, adesso invece hanno un tasto fisico che tocca la parte superiore del display, ma il tasto fisico si sa, cioè ci possono essere un milione di problemi, mentre un magnete funziona sempre, quindi sinceramente non ho capito il cambio, non ho seguito la vicenda, però vabbè, comunque non prendete quel modello. Bene, i miei consigli di oggi sono arrivati al termine. Se faccio video che reputate poco utili, siete pregati di pagarmi per migliorare la situazione.